fratelli e sorelle, ciao a tutti, bentrovati, benvenuti in questo mio nuovo video. Un saluto anche e soprattutto a Marcello Chirico e a tutti i fratelli e sorelle Juventinazzi di Topland. Ciao da parte del vostro postman. Allora, fratelli e sorelle, caro Marcello, io me ne volevo stare tranquillo e sereno fino alla ripresa del campionato, anche perché la nazionale non la seguo, quindi poco me ne cale del pareggio con la Macedonia. Ma come tu ben sai, caro Marcello, e come sanno tutti quelli che mi seguono su YouTube, sono sempre molto attento e vigile a quello che passa il web, a Twitter, sono molto attivo sui social e mi trovo di fronte stamattina, in particolare, di questo distinto signore a questo tweet. È un tweet di qualche giorno fa, è vero, ma è chiaramente concentrato su Atalanta Juventus. E me so girati, fratelli e sorelle, caro Marcello, perché scrivere questa roba qua, ovvero Atalanta Juventus 2-2 nonostante un arbitro che tenta di violentare il VAR per arrivare al 2-3. Di che cosa stai parlando? Intanto io a questo signore qua vorrei sempre ricordare, così almeno si rinfresca un po' la memoria, questa classifica. Giusto per rinfrescargli un po' la memoria, perché queste cose qua chiaramente lui su quella cloaca che è il suo account Twitter, queste robe qua chiaramente non le espone, non le fa vedere, non le twitta perché chiaramente non accalabbierebbe a sé quella platea di faccino rosi del web, di leoni da tastiera del web che ce l'hanno a morte e che odiano la Juventus. Ma quello che io vorrei chiedere a questo distinto signore è perché non fai un tweet e non parli del calcio di rigore che c'era al 90esimo per la Juventus su Higuaín? Tra l'altro, fratelli e sorelle, caro Marcello, chissà che cosa sarebbe potuto accadere se quel rigore di Higuaín fosse stato nell'area della Juventus, per l'Atalanta ovviamente, al 90esimo e con il VAR. Che cosa sarebbe potuto scatenarsi? Quale putiferio avrebbero montato ad arte questi twittatori incalliti del web? Poi, tra l'altro, tu parli sempre dei calciopoli perché un suo tweet su due è riferito al calciopoli, perché non porti le partite che il sistema Moggi avrebbe corrotto, avrebbe alterato? Perché non lo fai? Forse perché non ce ne sono. Allora questo fa capire quanto sia in malafede questa persona qua. Perché non fai un tweet sul fatto che in Genoa Juventus Golabinov parte in fuorigioco ed è un frame prima, è un secondo prima del fatto di quando poi viene assegnato il calcio di rigore col VAR? Perché non twitti su quello? Allora io sono stanco di queste cose. Se c'è una squadra fino ad ora che il VAR ha, ed è questa un fatto oggettivo, inconfutabile, incontrovertibile, se c'è una squadra oltre al Torino che è stata danneggiata dal VAR, è stata proprio la Juventus. Ma adesso chiaramente va tutto bene così. Allora io chiudo questo video, fratelli e sorelle, questo piccolo sfogo. Questa mia portarvi all'attenzione sul fatto che comunque, cara Juventus, dobbiamo rispondere sul campo, dobbiamo stravincere il settimo scudetto consecutivo, perché a queste persone qua io le devo vedere col fegato liquefatto. La chiudo, fratelli e sorelle, caro Marcello, con una frase celebre del grande, grandissimo Napoleone Bonaparte, ovvero: signore, dai forza al mio nemico e fallo vivere a lungo affinché possa assistere al mio trionfo.